Audi A3 si evolve con il sistema ibrido plug-in di seconda generazione. L'estetica rimane fedele all'ultima versione di A3 Sportback con il caratteristico design sportivo e tagliente. All'interno fanno da padrone i grandi display ripresi dai modelli di categoria superiore, come anche la sobria impostazione della plancia. Nel reparto tecnologico, il grande pregio della variante alla spina consiste nell'integrazione con la gestione da remoto nell'app My Audi. Il nuovo sistema ibrido si distingue per sinergia tra elettrico e termico, che si tramuta in 204 cavalli. Le grandi novità di questo sistema sono nella gestione dell'energia elettrica. I consumi record e la frenata rigenerativa sono i punti chiave di nuova Audi A3 Sportback Plug-in Hybrid. Al volante, trovarsi su un ibrido alla spina significa silenziosità e tanta coppia. La spinta infatti è assicurata e la guida è sempre divertente. Anche la frenata, tallone d'Achille delle ibride, è fluida e potente, rendendo impercettibile il passaggio tra la rigenerazione e i freni, a tutto vantaggio del piacere di guida. Il neo di avere una batteria da 13 kW è sicuramente il peso, più di 1600 kg, anche se posizionate alla base del telaio, in curva si sentono, rendendo le versioni termiche più adatte ad un uso vivace. È nell'uso cittadino che A3 trova la sua migliore espressione, con consumi paragonabili ad un ciclomotore e tutti i vantaggi derivati dall'omologazione ibrida. Audi A3 Sportback Plug-in Hybrid coniuga lo stile premium, la piacevolezza d'uso e consumi irrisori. L'elettrificazione arriva in casa Jeep. Il debutto della sigla 4XE parte da Compass Renegade, sinonimo del connubio tra sostenibilità e spirito off-road della casa. Stile cittadino e capacità da fuoristrada si incontrano in Compass, il SUV rinnovato nelle tecnologie che mantiene la sua linea iconica. In Jeep Compass la motorizzazione alla spina contiene consumi ed emissioni, concedendo al contempo la coppia di 250 Nm aggiuntivi dell'elettrico per superare ogni tipo di avversità stradale. Grazie alla sinergia tra le due propulsioni, la 4XE vanta 240 cavalli di potenza complessivi. Il motore elettrico non necessita esclusivamente del cavo per essere ricaricato, ma è possibile ottenere più autonomia anche grazie alla frenata rigenerativa. Selezionando la modalità di guida 100% elettrica, la batteria garantisce fino a 50 km di autonomia ed è l'ideale per gli spostamenti in città. Nella guida di tutti i giorni, nuova Compass risulta più bilanciata e facile da guidare. Il propulsore ibrido è ben inquadrato al peso della vettura in ogni situazione. In particolare, nella modalità Sport, le due motorizzazioni al massimo della loro potenza e il cambio automatico più rapido rendono il SUV agile e scattante. L'interno rimane sobrio e ben costruito, con uno stile minimalista e materiali solidi ma morbidi al tatto, che trasmettono qualità. Al centro cattura l'attenzione il nuovo display Uconnect da 8 pollici, che ora permette una sincronizzazione con lo smartphone completa e tante funzionalità aggiuntive.
Grazie ai selettori delle modalità di guida che permettono di cucirsi su misura la vettura in ogni esigenza, è possibile controllare sia l'ausilio elettrico che il controllo di trazione con quattro configurazioni, dalle sportive alle più adatte al fuoristrada. Compass 4XE risulta quindi la variante più performante e adatta sia alle esigenze cittadine, con consumi contenuti e tutte le agevolazioni dell'ibrido, sia all'off-road, con tanta coppia e la trazione integrale intelligente. Bentley Bentayga Hybrid si rifà il trucco. Il restyling della versione alla spina rimoderna l'estetica elegante del SUV inglese, con tanti dettagli presi dalla sorella più sportiva, la Continental GT. Il design non è stato stravolto, ma anzi rimane molto fedele alla precedente versione, con un po' di sportività in più data dalla grande griglia frontale e i nuovi gruppi ottici. Grazie alla variante Blackline, l'eleganza di Bentayga può essere resa più aggressiva con rifiniture in nero, che vanno a prendere il posto delle cromature. Sotto al possente cofano troviamo un powertrain composto da un 3 litri biturbo accoppiato ad un propulsore elettrico. I numeri sono davvero a Bentley, la potenza massima è di 449 cavalli e la coppia combinata arriva a 700 Nm, il che si traduce in prestazioni vicine ad una supercar ed 860 km di autonomia massima, a patto di andarci leggeri con l'acceleratore. Anche lo stile interno è stato aggiornato, con un nuovo disegno per la console centrale e il volante. Quasi superfluo parlare di lusso e personalizzazioni disponibili su una vettura di questo calibro. Il programma Bentley Mulliner permette infatti di cucirsi la vettura addosso scegliendo tessuti e rifiniture in stile sartoriale. Una novità riguarda invece la struttura interna dei sedili. Oltre allo schema a 5 posti, si può scegliere la modalità con separatore centrale e sedili indipendenti. Insomma, una vettura da godere sia nei sedili anteriori che posteriori, dove il lusso e l'esclusività vengono sempre messi al primo posto. L'apripista della mobilità elettrica di fascia premium si rinnova e porta con sé una versione sportiva. Difficile non riconoscerla per strada, il disegno che ha stupito al suo lancio quasi 7 anni fa continua a farsi notare, conquistando i cuori grazie alla sua personalità indiscutibile. Anche all'interno si distingue per l'originalità. I materiali fondono la sostenibilità con l'eleganza e la plancia è caratterizzata dalla fluidità di forme e volumetrie che si accavallano fra di loro. L'accelerazione fulminea del propulsore elettrico sorprende, ma si scontra con una dinamica di guida che non rispecchia lo stemma che porta. BMW i3 è infatti pensata principalmente per la città e sia l'aerodinamica che soprattutto l'impronta del battistrada la penalizzano nell'uso più vivace. Certo, le modalità di guida cambiano assetto e risposta al pedale, ma spesso e volentieri il controllo di trazione ci mette in riga, ricordandoci di non essere su una vera sportiva. A velocità cittadine però questa BMW elettrica sorprende nell'agilità, grazie all'ottimo raggio di sterzata e il peso contenuto. L'ambiente urbano è il suo habitat, nel quale si muove con grande reattività. Viene automatico paragonare questa i3S con Mini Cooper SE, l'altra elettrica del gruppo. Posizionate nella stessa fascia di prezzo, entrambe le vetture montano lo stesso propulsore da 184 cavalli. I target d'utenza però sono totalmente differenti, andando a completare l'offerta elettrica. Con lo stile e la qualità premium come comune denominatore, Mini punta tutto sulla sportività e il piacere di guida, mentre la forza di i3 sta nella vivibilità di tutti i giorni.
Lo spazio interno consente infatti un'ottima abitabilità per 4 persone, con un bagagliaio sufficiente per le gite fuori porta. Peccato per le portiere con apertura a libretto che rendono più complesso l'accesso ai sedili posteriori. L'autonomia massima è di 260 km, un valore che permette un'ottima libertà nell'uso cittadino. Tirando le somme, BMW i3 dal suo esordio nel 2013 rimane l'elettrica più a fuoco per chi cerca sportività e spazio in dimensioni ridotte, adatte ad un uso cittadino. A meno che non si abbiano particolari velleità sportive, la versione base con 170 cavalli soddisfa la maggior parte dell'utenza. L'aspetto imponente e la forza che emana sembrano quasi in contrasto con la sua anima green. L'inarrestabile Hummer, con il suo senso di libertà che può regalare, diventa elettrico. General Motors punta molto su questo gigante per proseguire la transizione verso l'elettrificazione della propria gamma di SUV. Lo spirito del modello originale non è venuto meno. Questo pick-up a batterie è in grado di andare ovunque e la potenza non manca. I 3 motori elettrici sono pronti a scatenare 1000 cavalli e 15.600 Nm di coppia. Un uragano anche in fatto di prestazioni. Basti pensare che per raggiungere i 100 km orari con partenza da fermo servono poco più di 3 secondi. Hummer EV sarà anche il pick-up più veloce di sempre. Altro dato impressionante è l'autonomia dichiarata, circa 560 km con una carica completa. La versione di lancio venduta online è andata a ruba in soli 10 minuti, ma c'è anche da dire che la prenotazione prevede un deposito di soli $100 ed è poi da vedere se si tradurrà in acquisto. In ogni caso, chi ben comincia è a metà dell'opera. Rinnova la gamma Professional con il nuovo Hilux, un pick-up lungo più di 5 metri e largo quasi 2 per uno spazio fuori dal comune. Un veicolo da lavoro tra i più apprezzati che ha deciso di rimodernarsi nello stile e nella tecnologia. L'estetica si rimodella offrendo una presenza su strada più grintosa, data in particolare dall'inedito frontale. Anche l'interno aggiorna il design, portando la tecnologia nell'abitacolo grazie al display dell'infotainment da 8 pollici, con connettività per lo smartphone. Con la variante Invincible, novità di questa edizione, Toyota si lancia nel mondo dei pick-up sportivi. Il nome non lascia dubbi sulla vocazione di questa vettura, che grazie ad un look aggressivo ed un nuovo propulsore da 204 cavalli diventa inarrestabile. Il lavoro degli ingegneri Toyota si è concentrato nel mantenere invariate le spiccate capacità in fuoristrada che da sempre caratterizzano Hilux, aumentando il comfort di bordo ed aggiornando il reparto tecnologico al passo con i tempi. Il risultato è una vettura più fruibile sul contesto stradale, più facile da guidare grazie ad interventi su sospensioni e sterzo.
Toyota Hilux è un'icona del brand nipponico che rappresenta il massimo dell'affidabilità e capacità di carico. Nato per i lavori più duri, ora si propone anche con vocazione sportiva. Le vetture ibride di ultima generazione riescono a raggiungere livelli di consumi ed emissioni inferiori rispetto alle versioni a propulsione tradizionale, ma per sfruttare al massimo il loro potenziale è fondamentale uno stile di guida corretto. Una guida morbida e predittiva può fare la differenza sul consumo di batteria ed autonomia. È quindi importante che il conducente mantenga per quanto possibile un'andatura costante con cambi di velocità graduali. Alle basse velocità è più redditizio il propulsore elettrico, che se non si affonda sul gas, contribuisce in modo autonomo alla messa in movimento del veicolo. Bisogna evitare accelerazioni inutili. Ad esempio, mi trovo su un tratto di strada a 200-300 metri, in osservazione vedo un semaforo rosso, posso rilasciare il pedale dell'acceleratore e a quel punto sfruttare la velocità inerziale per arrivare allo stop e quindi rigenerare la carica all'interno della mia batteria con dell'energia gratuita. Sfruttare la frenata rigenerativa, quindi frenare in maniera graduale. Sulle autovetture ibride, sulle autovetture elettriche, quando la pressione sul pedale del freno è minima, in realtà si aumenta la capacità frenante da parte del motore, quindi si tende a salvaguardare l'impianto frenante, l'usura delle pastiglie e dei dischi, e si produce energia gratuita che va a rigenerare la nostra batteria. Partenze graduali aiutano ad allungare l'autonomia della mia vettura, specialmente nel plug-in hybrid. Partire in maniera progressiva mi dà la possibilità di poter sfruttare la spinta da parte del motore elettrico e quindi diminuire quello che è il consumo di carburante del mio veicolo. Per ottenere il meglio dalla propria vettura ibrida, si consiglia inoltre di prevedere sempre il percorso da effettuare, così da non rimanere mai senza l'ausilio della spinta elettrica. La funzione Hold di Volvo può essere utile quando il tragitto è maggiore dell'autonomia ibrida. Esso andrà a limitare l'intervento del propulsore elettrico, permettendoci così di usufruirne, ad esempio, al rientro in un contesto cittadino, dove la sua utilità è massima. Le buone abitudini da rispettare riguardano anche il mantenimento di una temperatura dell'abitacolo moderata in relazione all'ambiente esterno. Viaggiare possibilmente con finestrini chiusi senza aggiungere carichi sul tetto, così da non influire sulla resistenza aerodinamica. Il potenziale delle vetture ibride verrà in tal caso sfruttato appieno, influendo positivamente su consumi ed emissioni.